Eccola qui Fiona. Buongiorno. Allora, questo è un aggiornamento visto che in molti ci chiedete notizie di lei, della piccola Fiona che ha tantissimi anni, ne ha 16, vero Tony? È Pure di più. stata recuperata con un tumore alle mammelle, era anche lei in bordo strada legata ed è stata prontamente operata. Poi è venuta qui al nostro rifugio. Sta bene, è normale, vuole stare da sola, è cieca a tutti gli effetti, non vede proprio niente. Non sappiamo se è sorda pure, ma mi sembra che un pochettino lo è. Sta bene, è tranquilla, per essere adottata è difficile perché a 16-18 anni. Sì, e poi è sempre arrabbiata con gli Sì. umani, lei è rimasta molto traumatizzata da questa cosa che le è successa, da questo abbandono che ha subito e continua a essere sempre molto poco disponibile al contatto anche con noi. Sì, perché ogni volta che gli mettiamo il collirio per pulirgli gli occhi, Si si arrabbia. arrabbia, ci mettiamo mezza giornata, Non vuole, non vuole, però però è comprensibile, è dai. comprensibile. Quello glieli facciamo, diciamo, come possiamo, e quando viene il veterinario glieli pulisce lui. Comunque ha superato perfettamente l'intervento, mangia, è una buona forchettina, dorme, E vuole stare passeggia, esatto, e vuole stare tranquilla. da sola, non vuole nessun altro. Abbiamo provato a mettergli qualcuno, ma non vuole. Abbiamo provato a metterla nel box, non vuole. Vuole stare qua, vuole stare nella sua pace, vero? Ehi, Fiona? Fiona? Si va incontro quando si fanno questi tradimenti profondi nell'animo, che in un cane, essere nobile e sensibile, restano scolpiti per sempre. Ciao a tutti dalla nostra Fiona.